buongiorno a tutti. Scusate per il ritardo, purtroppo sono stato trattenuto fuori per altri impegni sempre di colleghi, quindi non potevo, non sono riuscito a arrivare nei tempi, mi chiedo scusa anche agli amici di Malei, al dottor Rinviare e a Giovanni Abate, che come sapete Vendiare ci illustrerà un po' queste applicazioni GPS nel campo catastale, mentre Giovanni poi ci faranno parlare forse su tutto il GPS, eccetera. Credo che ci sia anche un intervento di ingegneri aggiunti, però non si contano che non c'è, e quindi ci siamo risparmiati un intervento che non è male. E quindi dicevo, tornando al tema di oggi, che insomma, noi abbiamo da tempo iniziato questo percorso con il GPS da veramente da parecchi, ci siamo concentrati, insomma, cercando di far capire l'uso del GPS così nella più larga gamma. Oggi invece entriamo un po' nello specifico proprio del sistema catastale, perché non poche perplessità ci sono state, insomma, da questo punto di vista. Nel senso che all'inizio, quando il Progeo 10 uscito perché, anzi, il Progeo 8, se ricordo bene, se non mi sbaglio, il Progeo 8 già era previsto l'uso del GPS. Poi ci sono stati alcuni problemi di trasformazione, di andare a trasformare le coordinate che venivano importate con sistema GPS per portarle in guida catastale. Oggi, con l'aiuto dei tanti software, eccetera, questo lavoro è molto più semplice, però comunque io credo che è opportuno che tutti sappiano e vedano la facilità di questo tipo di lavoro e si sviluppi sempre di più questo sistema di lavorazione, anche perché noi abbiamo la fortuna, tra virgolette, di avere, abbiamo investito in questo campo, investito parecchie risorse, sia risorse economiche, non solo, ma anche risorse umane, devo dire, perché ci siamo veramente spesi tantissimo per realizzare questa nostra rete di posizionamento GPS, che ora fa parte poi di una grande famiglia di proprietà di Calpos, che ci consente di essere collegati in tutto il territorio nazionale. Però in provincia di Avellino abbiamo queste stazioni che sono di nostra proprietà e sono, come dire, in convenzione con i Calpos, quindi abbiamo tutti gli stessi servizi. E per la provincia di Avellino gli iscritti sono anche gratuiti, e se qualcuno di voi ha avuto qualche piccolo problema nelle varie mail che sono arrivate dicendo che è scaduta la password, bisogna rinnovare, c'è da pagare qualche cosa, non vi dovete spaventare. Quando mi chiamate, io poi quello che faccio è quello di darvi il numero del buon Giovanni, che è qua, e poi semmai ve lo citerà tutto questo, ma purtroppo ci sono sempre questi piccoli disguidi quando si fa parte di grande famiglia. Chiedo scusa se parlate, però probabilmente non avete interesse a quello che sto dicendo. Mi dispiace, però non credo che sia una cosa molto corretta. Allora, stavo dicendo, quindi c'è bisogno di che tutti sappiano che questo è un uso che ci permette di lavorare con più breve tempo, e io l'ho sperimentato da poco perché ho iniziato anch'io a lavorarci con GPS, con l'ausilio delle stazioni statali, e devo dire che i risultati sono veramente eccezionali. Lavorare, fare un rilievo forse anche quelli più difficili, che si pensavano che ci volevano una giornata intera con la stazione statale, sono riusciti a risolvere in un'ora e mezza, e anche pure, insomma, voglio dire, non è cosa da poco, specialmente in questi periodi dove il tempo, come dire, è denaro a tutti gli effetti. Qui credo che noi ci siamo spesi tantissimo con Correggio per realizzare questa rete e per farla poi diventare di far parte di questa grande famiglia che è Calpos, che ci può poi aiutare anche nel caso in cui stiamo lavorando non solo in tempo reale, ma anche in post-processing, e lì abbiamo la fortuna di avere poi qualcuno che ci assiste e ci dà i dati grezzi che noi abbiamo rilevato in campo per poterli poi elaborare e
lavorare da me. Quindi credo che siano veramente delle cose per chi fa questo lavoro molto molto importanti. E quindi dicevo che oggi trattiamo un argomento un po' più specifico sul catastale, perché credo che poi sia un po' un pane con gli altri tutti quanti noi, in questo periodo specialmente, insomma, dove il lavoro catastale credo che per tutta l'amore che è stata fatta da parte dell'Agenzia del Territorio sui fabbricati fantasma e per i fabbricati rurali che adesso devono passare entro novembre per obbligatoriamente al catastro fabbricato, credo che per questo scorcio di anno, anche forse di insegnato costo, abbiamo da lavorare parecchio in questo campo. Quindi questi ausili ci servono per poter velocizzare al massimo tutto il nostro lavoro. E quindi passo la parola, penso a Giovanni, che si illustra qualche poi per al dottor Gabbiani, che ci illustrerà per questo sistema. Grazie a tutti e passo la parola a Giovanni. Forse mi sentite lo stesso. Grazie a tutti, spero che questa giornata per voi che siete liberi professionisti sia proficua, possiate tornare a casa con qualche cosa di utile, perché ormai di corsi ce ne sono tanti in giro. Io non mi trattengo oltre perché non voglio togliere tempo al dottor Graviale, se avanzerà tempo vi farò una presentazione, altrimenti procederemo con cose di carattere più utile. L'unica cortesia, a tutti voi avete trovato un bel po' di moduli, manca solo il sapere il vostro gruppo sanguigno. Diciamo che questo primo modulo che vedete, questa bianca e nero, serve per creare un po' un database dei clienti di Laika in questa zona, perché purtroppo adesso voi sapete, con tutti questi archivi, queste cose che ci sono, ci torna utile anche per potervi informare su quelle che sono le iniziative, le attività, eccetera. Questo poi stiamo cercando di realizzare un albo dei topografi, quindi come tale sia di compilate e ben venga. Io poi dopo il dottor Graviale vi farò una presentazione molto breve su ciò che sono, diciamo, le ultime novità anche nel campo di Laika, non come strumenti, non per fare pubblicità, ma abbiamo fatto un'ottima utility su smartphone, diciamo che si chiama Smart Tough e serve un po' per la ricerca dei punti cruciali, eccetera. Grazie, buon lavoro e passo la parola al dottor Graviale. Buongiorno, io ho sentito le parole del vostro presidente, io un po' li sento un po' in tutta Italia perché mi sto interessando anche del catasto dei fabbricati. E sentire le parole del presidente, che intanto dice: io non faccio il presidente, faccio il geometra, e vi assicuro che per il resto d'Italia i presidenti fanno i presidenti ed è un guaio, perché molto spesso non hanno dei riferimenti. E ho sentito anche le parole precise di accenno, soprattutto per l'IMU e anche quello della revisione del catasto, che se non vi dispiace poi alla fine di questo, io ho alcune cose che abbiamo fatto un po' per la revisione degli estimi e se gradite vi faccio vedere quello che sarà il futuro della revisione degli estimi, cioè praticamente quello che dopo i metri quadri, come saranno determinate in evoluzione diciamo le rendite catastali e quello che sarà quello che spetterà, diciamo, soprattutto in una collaborazione l'Agenzia del Territorio pensa di fare per questo tipo di attività, collaborazione con gli ordini professionali e saranno ricompensati per l'accertamento di una serie di fabbricati che saranno come fabbricati tipo per arrivare alla determinazione le vecchie unità tipo sono di tipo statistico, sono di tipo statistico, il sistema funziona perché io ho fatto parte un po' di alcune ricerche, di studi eccetera, un po' per sintetizzare un po' come gli exit pool, avere una serie di piccoli dati per arrivare poi a una banca dati di oltre 60 milioni di unità immobiliari e si ci arriva facilmente facendo dei calcoli. Il problema è che quello che succederà dopo è di rendite piuttosto consistenti e lì i problemi sono di altro genere. Ecco perché anche in questo
secondo me l'attività del collegio e dei liberi professionisti deve essere fatta in modo che il calcolo della rendita sia fatta soprattutto a garanzia del proprio cliente, e quindi non lasciarsi abbindolare da DOCFA che fa danni, e studiare il metodo di come determinare la rendita con quella che è la normativa. Poi casomai, se gradite, abbiamo del tempo, certo, lo possiamo fare, perché schematico, 10 minuti di... invece stamattina parliamo un po' di quella che è l'applicazione del GPS all'interno di Pregeo 10, ma quello che vi voglio far vedere all'inizio sono le novità che ci saranno nella prossima versione di Pregeo 10, che è in fase di test e che dovrebbe partire fra un paio di mesi. Questa è un'immagine che vi riporta un po' a quella che era la tradizione del geometra, che non dobbiamo perdere, che è quella di misurare. Nel corso degli anni si è sempre più evoluta la tecnologia, questo è un po' di romanticismo, però questi hanno fatto, insieme con questi altri signori, e in campagna si andavano e si portavano, come vedete, anche i rifornimenti, si portavano anche il vino, Oggi andare a fare un rilievo, si è perso, a dire la verità, col GPS, quello che era l'unità della squadra, perché si può andare da soli, si fa il rilievo e in assoluta solitudine si riesce a fare quello che tantissime persone, anche con l'ausilio di un asino, si faceva. Oggi ci sono purtroppo tanti asini in giro, io vi assicuro, io in famiglia purtroppo c'ho 4 architetti, 2 donne e 2 maschi, ma sicuro che i danni che combinano sono tanti, ma i guai li lasciamo combinare molto spesso, perché il libero professionista geometra ha lasciato molto campo libero a ingegneri ed architetti, questo ce lo dobbiamo dire con molta franchezza. Quello che erano le reti di triangolazione, oggi voi avete una rete, per fortuna una rete sia della campagna, ma la rete vostra che avete fatto, GPS, che è un fiore all'occhiello, ma prima c'era da fare tutta questa operazione con quella strumentazione e sono riuscito a farla. Noi abbiamo fatto delle prove su fogli originali di impianto del catasto e prove col GPS, siamo a 40 centimetri di differenza tra misurate e quello che esce fuori dalle vecchie mappe di impianto, quindi vuol dire che oltre alla tecnologia c'era bisogno anche di preparazione e di molta dedizione al lavoro che faceva il geometra, le vecchie poligonali per arrivare agli abbozzi di campagna, sino ad arrivare ai fogli di impianto, è stata tutta opera di geometri. Oggi ci mettono le mani gli ingegneri, gli architetti, come dicevo, però questo è stato fatto da geometri ed è quello che è la base della cartografia nazionale, non è che è una cosa da niente. E poi nel corso degli anni abbiamo avuto questa evoluzione della mappa, perché era certo, era giusto che con le nuove tecnologie si adeguasse tutto, e siamo passati da quello che era l'aggiornamento cartaceo a tutta una serie di mappe che voi avete avuto nel corso degli anni sotto mano per lavorarci, sino alle mappe informatizzate, e quindi da Pregeo 8, come diceva giustamente il Presidente, è intervenuta la normativa anche con Pregeo. Le mappe dell'ortofoto di Agea, sino a quello che è successo, se vi ricordate, col condono edilizio. Allora l'amministrazione dello Stato si era messa in testa che doveva raggiungere degli obiettivi dal punto di vista economico. Forse l'incasso che c'è stato è stato inferiore ai danni che hanno prodotto nel catasto, che poi hanno dovuto rifare tutto il resto. Ma questa, insomma, è un'altra storia. Quello che non cambia invece, ed è rimasto al 1972, è che la redazione dei tipi di frazionamento, dei mappali e comunque l'aggiornamento catastale, è ormai consolidato che l'aggiornamento deve essere fatto dai liberi professionisti. Avete mai visto qualche tecnico del catasto che è andato in giro per fare più aggiornamenti? Le illustrazioni sono finite. Oggi
stanno andando in giro di nuovo, ma non per prendere misure, ma per fare le fotografie dei fabbricati di fantasma, cioè un'attività. E che combinano, ve lo dico io. Comune di Squillace, in provincia di Catanzaro, hanno accertato un fabbricato categoria 3, 164 vani. Oh, questo sta uscendo fuori, eh? Questo che sta uscendo fuori. Questo che sta uscendo fuori. Quindi, diciamo che però i corsi che si stanno facendo anche negli ordini, in tanti altri ordini professionali, sono proprio per cercare di sensibilizzare il libero professionista geometra a rendersi conto che ha in mano una professione che gli dà possibilità di lavoro e qualificato, però deve conoscere la normativa, perché dopo vedremo altre considerazioni. E quindi dicevo che intanto dal 1972 l'aggiornamento del catasto è fatto dai liberi professionisti e dice che le misure devono essere prese sul terreno e riportate sul disegno. Molto spesso si prendevano sulla mappa e si determinava tutto il resto che succedeva, o no? Poi siete giovani, non avete visto quello che succedeva tantissimi anni fa, perché c'erano allineamenti di 8 km fatti sulla carta, con lo scalimetro, e quindi di guai se ne sono così. Sì, è vero? Ah, ma quello il telefono faceva funzionare. E quello era il telefonetto. Il telefonetto. E molto spesso c'era una commistione tra ufficio e liberi professionisti. Tu mi fai il tipo di finanziamento, me lo approvi subito, ti detto pure le misure. Tu vai, 0-0. E quello mi riferivo io. E adesso piangiamo le conseguenze. E però vedete, nell'articolo 6 di questo decreto del Presidente della Repubblica già si presupponeva a quello che sarebbe successo dopo, cioè le misure potevano essere prese sul terreno con qualsiasi metodo, quindi anche con il GPS. Allora nel 1972 non se ne parlava nemmeno di applicazioni topografiche, però era già previsto in questa che era la normativa del 72. Poi comincia tutto quello che è l'aggiornamento catastale. Grazie all'informatica, allora le operazioni cominciano a essere di tipo diverso. E quindi una serie di circolari. Vedete che un numero che ricorre spesso per il catasto, che sembra un numero della cabala, è il numero 2. Quando arriva la circolare che si chiama numero 2, lì incominciano le innovazioni. La 2 dell'88, la 2 dell'84 e tutte le due che si sono succedute nel corso degli anni, anche negli anni scorsi. Ma comunque, per quanto riguarda la parte che riguarda l'aggiornamento cartografico, la circolare 2 dell'88 è quella che ha determinato poi gli aggiornamenti di Pregeo, come comunemente diciamo. Ma Pregeo è un applicativo informatico di quella che è la normativa prevista dalla circolare 2 dell'88. Ma dicevo, quello che bisogna tener conto è che di base solo ed esclusivamente la normativa. Pregeo è l'applicativo. Nella prima fase, qualcuno che ha i capelli bianchi come i miei, diciamo, si ricorderà che l'indicazione del libretto di campagna poteva essere fatto su un pezzettino di carta, purché fosse codificato in un certo modo, il tipo di riga, il tipo di riga di informazione, eccetera. Però bastava dare le indicazioni in circolare 2, la riga di informazione 1 per dire che era una stazione, 2 per dire che era un punto battuto, eccetera. Però diciamo che quello che bisogna tener conto è la normativa e non l'applicativo che è Pregeo. Con Pregeo la novità è che l'utilizzazione dell'informatica ci porta ad una cosa importantissima: la sostituzione di tutti i modelli cartacei, incomincia la trasmissione telematica con l'estratto di mappa digitale. Queste sono le cose che state facendo ogni giorno. Ma tu non puoi sapere quello che c'era prima, perché prima si faceva il lucidino, poi si faceva con i colori rossi, con i colori verdi, mi spiego? Poi siete fortunati da una parte, però la storia bisogna conoscerla, perché
io dico sempre, se siete incaricati dal giudice per andare ad accertare un confine che era stato determinato tantissimi anni fa, dovete conoscere quella che era l'evoluzione, perché se no si combinano guai. E comunque il catasto, che era un cumulo di carte di questo genere che uscivano da tutte le parti, e alla fine la dematerializzazione degli atti è stata la cosa più importante, cioè se si fa telematica, la stessa procedura con DOCFA, in catasto ci sono meno carte, si perdono di meno, molto spesso si perdevano volutamente e li conosceva soltanto qualcuno dove erano andate a finire, e per averle costavano pure soldi, non alla cassa ma direttamente, vabbè, non vogliamo parlare di cose che non sono bruttine. Queste file per gli accatastamenti incominciavano alle 3 del mattino. Io conosco un ragazzo che adesso è magistrato a Firenze, che per arrotondare, quando era studente, presentava le pratiche di un geometra alle 3 del mattino. Era un modo per fare qualche soldino. E ma le file erano queste. E poi avete presente questo signore del catasto, che è il signor Pregeo? Eh? Ci avete mai avuto a che fare? Eh? E che cosa vi dice? No, vai a sbagliare. La linea deve essere verde, no, il punto deve essere fatto così, e torna indietro e fai così. E poi quel giorno hai parlato con un tecnico, il giorno successivo ne trovi un altro e ti dice: ma chi ti ha detto questa cosa? Ma dove l'hai letta? Mi puoi dire che te l'ha detto l'altro collega? No. Allora quello che si cerca è di avere la semplificazione, la trasparenza, eccetera. E soprattutto quello che dico io è che la conoscenza di queste norme la dobbiamo avere noi, perché se io conosco quella che è la norma, quando vado lì davanti al signor Pregeo gli dico: senti bello mio, non mi dire che la linea deve essere verde o gialla, è rossa perché c'è scritto qua e tu manco lo sai, ti spiego? E per fare questo l'unico procedimento c'era, ed è solo ed esclusivamente l'approvazione automatica, cioè dire a un computer che è una macchina programmata in un certo modo, che dice: se la mia distanza supera di X e la normativa prevede che non può essere superata, il mio tipo viene bloccato. Se la fa una procedura, questo qua evita che ci sia contatto con quel signor Pregeo. Quindi Pregeo 10. Pregeo 10 è nato per questo, per dire a una macchina: approva un tipo di frazionamento, non facciamolo più transitare dalle mani di un impiegato del cadastro. Perché non lo sanno approvare? Io vorrei vedere, e io l'ho accertato anche con alcune statistiche, sapete che i tipi di frazionamento quando vengono approvati c'è un'attendibilità, no? Cioè la validità di quel tipo di rilievo. Tutti i rilievi fatti col GPS ancora hanno attendibilità 55, e non è così perché devono avere un'altra attendibilità. Vuol dire che il tecnico del catasto questo tipo di operazione non l'ha saputa fare. Da quando c'è Pregeo 10 e vede che la tipologia di rilievo fatta col GPS ti dà l'attendibilità in automatico prevista dalla normativa. E allora dal 1 giugno del 2010 è incominciata l'approvazione automatica. Voi avete la possibilità per 34 casi, adesso vi farò vedere quello che succederà con la nuova versione, che in automatico dà la possibilità di scegliere il tipo di lavoro che dovete fare. E naturalmente per fare questo c'è bisogno di un estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, che è quello che voi potete chiedere autonomamente. E naturalmente, se tutto va bene, c'è la trasmissione telematica, l'approvazione telematica, quindi allo studio avete l'approvazione di quello che avete fatto voi. Anche perché il responsabile di quello che ha fatto tutte le misurazioni è il libero professionista. Quindi, se il libero professionista ha seguito scrupolosamente quelle che sono le norme, naturalmente ci sarà un'approvazione. E quindi deve essere fatto automatico, non c'era bisogno del signor Pregeo che dicesse sì, va bene, te lo vede, perché funzionalmente ci deve essere un'approvazione, però
la discrezionalità del funzionario del catasto diminuisce. E quindi Pregier 10 ha previsto una serie di atti di aggiornamento che si possono approvare in automatico. Quali sono? Li conoscete tutti, sono all'interno della procedura, vi dà la possibilità di farlo. Alcuni di questi hanno creato dei problemi. Di questi 34 adesso si creava il problema. O no? Se posto questo problema, se è un mappale, se è un frazionamento, se è una variazione, e qual era la risposta? Abbondiamo e mettiamo una variazione, un mappale, un frazionamento, alla fine tutto quanto diventava sempre più complesso. E ancora oggi con l'attuale versione qualche problema c'è di interpretazione, tant'è che vi fanno utilizzare la versione 9 di Pregeo. Che cosa succederà questo qua con la nuova versione? Individua automaticamente la versione di Pregeo 10 in relazione a quella che è la vostra proposta di aggiornamento. Quindi vi garantisce che il lavoro che voi state facendo viene automaticamente individuato dalla tipologia, nella tipologia dalla stessa, dallo stesso pregetto. Che cosa succedeva quando voi avevate un fabbricato nel quale voi dovevate scorporare soltanto il fabbricato? Vi è capitato? La versione attuale di Pregeo non ve la fa fare. Dovevate mettere un pochettino di corte, pure di 10 cm, ma lo dovevate mettere. La nuova versione introduce la tipologia 14B e quindi un fabbricato senza corte vi dà la possibilità di farlo. Quindi è un'altra tipologia. Capitato? Sì. Adesso la nuova versione lo fa. Poi ci sono altre novità che sono connesse a quello che accennava il vostro presidente, cioè c'è il lavoro che verrà fuori con la dichiarazione dei fabbricati rurali che devono transitare all'urbano. Sino a giugno avete tempo per i fabbricati, quelli che sono rurali, eccetera, che sono già censiti. A novembre invece. A novembre invece per questi qua è un'occasione anche di lavoro e naturalmente poteva creare anche problemi dal punto di vista di approvazione automatica, nel senso che il fabbricato è riportato sulla mappa, come lo devo trasportare al catasto dei fabbricati. La nuova procedura vi dà la possibilità di evitare di fare la misurazione in campagna di un fabbricato, perché sulla mappa c'è già, quindi è inutile. Quindi praticamente per questa tipologia di tipo 2 il mappale per conformità di mappa viene fatto in automatico dalla nuova procedura. Allo stesso modo, quando il fabbricato è un fabbricato di tipo promiscuo, è capitato di trovare un fabbricato eccetera, anche quello è già rappresentato in mappa, però c'ha una parte che ha il catasto dei fabbricati magari. Allora in questo caso la stessa procedura va a verificare in automatico se ci sono delle unità immobiliari urbane all'interno del catasto dei fabbricati, per cui il transito avviene in automatico senza andare a fare rilievo. Anche questo è un aiuto, perché vi evita di andare a fare rilievo in campagna, vi potete dedicare a quella che è la parte interna delle misurazioni. E poi c'è anche quest'altra tipologia. Anche questo è un caso che si verifica molto spesso, cioè si demolisce una parte e si amplia il fabbricato. Attualmente la procedura di Pregeo 10 contemporaneamente non ve lo fa fare, vi crea problemi. Allora questa nuova versione farà questo, vi dà la possibilità contemporaneamente di fare demolizioni parziali e ampliamenti, ed è già un'altra tipologia nuova. Ma c'è anche questa che è importantissima: quando ci sono degli atti a rettifica, capita per un errore, dico io, e non perché sono stati inventati sulla carta, tenete conto che quando mettete una firma su un tipo di frazionamento, su un tipo mappale, dopo che l'avete messa non serve soltanto per farvi pagare, ma lì incominciano le responsabilità che sono di natura civile e penale.
e moltissimi hanno fatto delle grandi sciocchezze facendoli sulla carta, perché adesso con le misurate successive vengono fuori gli errori. Allora, se è un errore che è possibile nella natura umana, no? Se c'è una teoria sugli errori, vuol dire che si possono commettere gli errori, ma errori che non sono voluti, non sono adattamenti a un lavoro che aveva già fatto un altro collega che era errato, ma è un errore per una disattenzione, allora l'atto a rettifica oggi è possibile farlo. Ed è una nuova tipologia che è stata inserita in questa nuova versione che uscirà, che vi dà la possibilità di misurare, di dare le misurate corrette di quello che è il vostro lavoro. Altra tipologia che viene soggetta a controllo è quando voi avete redatto già un tipo di frazionamento precedentemente, avete redatto voi o qualche altro collega, che ha determinato una superficie reale. Su quella superficie reale si va a fare un altro frazionamento oppure mappare. In questo caso il programma vi dà la possibilità di verificare se c'era una superficie reale, quindi in automatico va a vedere se c'è una superficie reale, quindi non potete giocare più se era reale, non era reale e compensarle, perché se una superficie reale, tutto quello che sarà trattato successivamente dovrà essere una superficie reale e fa un controllo in automatico. Allo stesso modo, per quanto riguarda un frazionamento della corte, è possibile anche in questo caso verificare la qualità 282, cioè se il fabbricato è già all'urbano con codice 282, quindi fabbricato urbano, vi andrà a verificare se questa tipologia di qualità esiste o no. Questo perché? Vi ricordate il discorso del frazionamento della corte, che prima si poteva fare prescindendo dal tipo di frazionamento e si frazionava all'urbano? L'avete presente? Adesso si può fare il frazionamento all'urbano solo se quella parte che rimane di particella che viene frazionata sarà sempre trattata nell'ambito di questo fabbricato. Allora, tanto per capirci, se io fraziono all'interno di questa corte un'area che sarà poi collegata a questo fabbricato, cioè diventerà una corte più grande di questo fabbricato, eccetera, non c'è bisogno del frazionamento ai terreni. Ma se io stacco di una corte questa area perché la devo vendere al mio vicino, perché poi l'utilizzerà ai fini volumetrici, cioè quello che sarà, in questo caso, perché c'è una variazione di diritti completamente rispetto a tutto il resto, quest'area deve essere frazionata anche al catasto dei terreni. E per frazionare al catasto dei terreni il programma vi verifica se è effettivamente al 282. Che cosa c'è ancora? Quando voi andate a fare delle fusioni, per esempio come in questo caso a unire la 342 con la 341, oggi il programma non vi fa il controllo di qualità classe ditta, perché la fanno poi a valle i tecnici dell'Agenzia del Territorio. Oggi invece con la nuova versione c'è questa possibilità di un controllo già diretto se qualità classe ditta sono le stesse. In questo modo vi può fare la fusione, diversamente non è possibile. E questi sono i cambiamenti. Che cosa non cambia invece della circolare 2 dell'88? Intanto il triangolo fiduciale è quello, lo dovete utilizzare, voi fate sempre le solite misure, queste qua non cambiano. E il metodo di rilievo poi ve lo scegliete voi, utilizzate la stazione totale, utilizzate tutti i metodi che è possibile fare. E naturalmente anche le condizioni, io adesso questo ve lo dico un po' per rinfrescarvi quelle che sono le normative, anche per i più giovani glielo diciamo, quando ci sono delle aree che devono essere frazionate e che ricadono a cavallo di triangoli fiduciari, bisogna estendere anche
il rilievo ad un altro triangolo fiduciale. Poi ci sono anche delle altre condizioni che sono per esempio relative alla eccedenza rispetto al lato del punto fiduciale, quindi la distanza tra PF9 e PF10 deve essere considerata per esempio per verificare se la nostra distanza della stazione di riferimento esterna al triangolo è inferiore o maggiore al 30% della lunghezza. Allo stesso modo la superficie del triangolo fiduciale, se eccede o meno l'area del 30%, eccetera. Questa norma rimane, non è stata cambiata. Quindi le norme di natura topografica sono quelle che rimangono sempre le stesse. Quelle che cambiano sono ed esclusivamente le indicazioni di natura più censuaria, con un pregeo 10 nuova versione. E naturalmente anche le stazioni ausiliarie, nel caso voi non potete leggere una misura, è possibile ricorrere sempre alla stazione ausiliaria. Allo stesso modo un punto che è un trigonometrico e non potete misurarlo direttamente, è sempre consentito utilizzare la doppia base, e allo stesso modo gli altri metodi di rilievo che voi potete utilizzare con rilievi degli allineamenti, eccetera, sono sempre le norme che rimangono, che sono sempre quelle della circolare 2 dell'88. Sino a questo momento va tutto bene? Domande su questo? Posso andare avanti? Prego. Gli altri rettifica, sì, per le misurate, sì, quando inseriscono la riserva numero 5, sì, con quella tipologia vengono cancellate automaticamente dalla misura? No, però danno la possibilità di andare a subire un collaudo da parte dell'ufficio. No, a seguito di collaudo? Già. A seguito? No. No, no, no. Quella rimane, perché se io cerco un certificato storico per vedere l'evoluzione di quello che è la mia attività, deve restare. Non c'è soluzione. E quindi dicevo, se rimane la normativa, quella che era dal punto di vista topografico, l'utilizzazione del GPS che cosa fa con un pregeo 10? Mi dà la possibilità di utilizzare il GPS e anche il riferimento alle stazioni permanenti. La circolare è quella di pregeo 8 e che vi dice come utilizzare pregeo. Se avete la possibilità, e si può scaricare dal sito dell'agenzia, scaricatevi questo. Questa era la guida sull'uso del GPS con pregeo 8. Vi assicuro che oltre a una guida relativamente a quella che è la modalità di utilizzare pregeo, è un'ottima guida fatta veramente bene per capire com'è la metodologia di GPS. A che cosa serve, com'è, cioè c'è tutta la storia. È l'unica attività, secondo me, di pregeo e di manuali che l'Agenzia del Territorio ha fatto per bene, perché è effettivamente è un bel testo di topografia. Per quelli che sono più giovani, che non hanno utilizzato il GPS, un po' qualche novità, un po' qualche notizia su quello che è il GPS. Nasce come tutte le strumentazioni per motivi di natura bellica. Le invenzioni purtroppo poi alla fine hanno una ricaduta di altro genere, ma all'inizio sono quelle di natura bellica. E io l'altra volta ho fatto una ricerca a proposito delle strumentazioni. Sapete che a Napoli c'era una delle prime fabbriche di strumentazione topografica, che era la ditta Spano. Cioè quando c'era Franceschiello, praticamente c'era una ditta che produceva strumenti per le misurazioni. Poi le vicende storiche che sappiamo, i torinesi sono venuti, ci hanno invaso, ci hanno aggregato e praticamente quella fabbrica, la ditta Spano, è diventata la base per fare l'Istituto Geografico Militare di Firenze. Ma durante
le battaglie di Garibaldi a salire verso sopra, aveva bisogno di qualche cosa per misurare le distanze, e quindi si è rivolto proprio alla ditta Spano, che gli ha fatto un particolare congegno che sulla base dell'altezza dell'uomo, e quindi con una serie di grafici, guardando sull'oculare poteva indirettamente calcolare la distanza e quindi la gittata del pallone. Quindi insomma una varietà e una cosa soprattutto meridionale che avevamo noi, insomma. Ma anche questo per richiamare che comunque lo scopo molto spesso della topografia è collegato a eventi bellici. E quindi questo sistema nato dagli fatto dagli americani è fatto con un sistema globale di satelliti che dà la possibilità di sapere sulla Terra qual è la posizione di un punto. E naturalmente funziona 24 ore su 24, non si stanca mai, perché d'altra parte i carri armati possono partire anche di notte. Quindi se vi ricordate l'attacco a Saddam Hussein fu fatto di notte, e in quel periodo i GPS non funzionavano. Perché? Perché poiché appartiene al sistema di difesa americano, loro non vogliono pagati per l'utilizzazione, però si mantengono li disattivano. Oggi questo, a dire la verità, è cambiato con l'altro presidente della Repubblica Americana, perché hanno fatto anche un sistema di natura civilistico, e quindi praticamente oggi le applicazioni sono 24 ore, ci sono sempre. E quindi questo sistema a copertura mondiale è basato su un sistema di misure di tempo e di distanza. Questa serie di satelliti ci consente di avere la posizione di un punto che si chiama posizione assoluta rispetto alla superficie della Terra, e se poi ne abbiamo due abbiamo praticamente la posizione di un ricevitore rispetto all'altro, e quindi di posizione relativa. Naturalmente le applicazioni poi succedute nel corso degli anni hanno fatto sì che oggi abbiamo il TomTom e oggi abbiamo tutta una serie di applicazioni di natura civilistica, e si basa su tre segmenti. Uno che è il segmento spaziale, dove ci sono i satelliti che girano intorno alla Terra e fanno tutto questo bel discorso di 24 ore al giorno. Sono il sistema americano a 24 satelliti che sono guardati da Terra da un segmento di controllo. C'è una serie di stazioni che controllano le coordinate di questi satelliti, o meglio la posizione in continuo. E naturalmente c'è una sezione che sono gli utilizzatori, cioè noi altri. Noi praticamente utilizziamo i segnali che arrivano dai satelliti. E naturalmente, mentre il segmento di controllo può mandare delle informazioni ai satelliti e modificargli la rotta, per esempio, il segmento utilizzatore non fa niente, riceve soltanto e deve accettare quello che arriva. Sono inclinati nella loro orbita a 55 gradi, perché questo tipo di inclinazione permette la copertura totale del globo, e sono posizionati a una distanza dalla Terra di circa 20.200 km. E questa distanza non è stata fatta così perché gli piaceva 20.200 km, ma perché quella distanza è quella che subisce meno interferenze dal punto di vista attrazionale della forza di gravità e di altre cosine che adesso vedremo. Ma vedete, sono posizionati su questa orbita e sono sempre in quattro e girano, di modo che la copertura è globale sempre. Impiegano per fare tutto il giro della Terra questi satelliti 12 ore. Sono stati fatti questi per durare 7 anni, alcuni sono ancora in
riuscito per, anche se è passato tanto tempo, ancora funzionano, altri sono stati sostituiti, e anche perché li hanno modificati all'interno. Sono particolarmente costosi questi congegni perché all'interno hanno un orologio atomico. Il ricevitore che avete visto qua davanti ha anche anch'esso un orologio, non è uno swatch, ma non è nemmeno un orologio atomico, è un orologio di una certa e il prezzo è quello il che fa il prezzo di questi strumenti, e poi tutto il resto che vi fanno vedere eccetera, insomma, sappiate che le ditte più o meno di alcuni applicativi all'interno sono, è una che li produce, poi quello che fa modificare il prezzo sono i software, sono gli applicativi, sono le altre cose, ma grosso modo sono quelli. Questo segmento di controllo, che è quello che sono le stazioni di terra, sono le stazioni che praticamente sono responsabili di questa, di questo sistema di trasmissione di segnali. E sono disposti, vedete, anche loro sulla linea dell'equatore, in modo che possono controllare a nord e a sud dell'equatore, diciamo tutte queste che sono le indicazioni. Ma quello che noi, diciamo, a quello che ci interessa di più è il segmento utilizzatore, cioè il ricevitore che noi abbiamo, che non è altro che un ricevitore di onde radio, una radio che ha un orologio particolarmente preciso, perché poi vedremo su che cosa si basa, ed è il segmento utente che è passivo, cioè può solo ricevere segnali, un po' come la radio. Noi la radio accendiamo con il televisore, sentiamo il programma, quello che ci dicono. Se vogliamo intervenire dobbiamo fare una telefonata, cioè dobbiamo utilizzare qualche altro congegno. Se vi ricordate le telefonate di Berlusconi, infatti voi dove siete? Non pensate di intervenire, eh? Oggi ne sentiamo la mancanza. Molto bene, molto bene. Bene, che cosa? Ecco, questo è grosso modo il controller, poi si stanno evolvendo nella forma, li fanno più piccoli, più grandi, tascabili, insomma ce ne sono di tutti i generi. E naturalmente hanno un costo in relazione a quelli che sono. Se vi ricordate, una volta le radio erano a modulazione di frequenza, frequenza modulata, eccetera eccetera, anche questi hanno particolari frequenze per sentire il segnale, e quindi in base alle frequenze c'è il costo. E in base a quello che dovete fare, è inutile che io mi compri una Maserati se devo fare solo il giro della mia città. La posso far vedere, anzi è meglio non farla vedere perché Monti adesso ci dà qualche legnata, però l'utilizzazione dello strumento deve essere fatta in relazione a quello che è il nostro tipo di lavoro, senza andare ad esporci a spese eccessive, che poi, oppure a tutte le lucette che vi fanno vedere, perché quelle servono solo per attirare. Io dico sempre che quando si compra una stazione totale, per esempio, che è quella più corrente, andate a vedere qual è la precisione angolare e la distanza che può determinarvi, perché tutto il resto, mi registro questo, poi posso disegnare eccetera, sono delle cosine che fanno lievitare il prezzo, che poi tutto sommato ne utilizzerete ben poco, quindi questi sono consigli per gli acquisti, diciamo. Quindi anche in questo tenete conto di quello che vi serve, doppia frequenza, singola frequenza eccetera. Quelli che si utilizzavano prima, che costavano di meno, erano singole frequenze, adesso però la doppia frequenza grosso modo costa allo stesso modo, e bisogna stare attenti negli acquisti a quelli che sono gli strumenti che stanno arrivando adesso dalla Cina, perché quelli ve li vendono per doppia frequenza e sono monofrequenza, quindi state attenti in questo. Fatemi fare una certificazione, così poi li potete contestare. Quali sono i vantaggi del GPS? Intanto, per quando si fanno misurazioni di tipo tradizionale, una stazione totale, il punto per misurarlo lo dovete vedere. Quindi se c'è il prisma che vi dà la risposta,
voi potete assumere delle misure di distanza. Con GPS invece la cosa è diversa, poiché noi le misure le abbiamo dall'alto, se il segnale ci viene da una superficie esterna alla Terra e quindi ci vengono dall'alto, non c'è bisogno che i due satelliti, che i due tra ricevitore, tra master e rover si vedano tra di loro, perché praticamente arrivando dall'alto il segnale non ha bisogno di far vedere le due, i due strumenti. E naturalmente la distanza aumenta, mentre con uno strumento tradizionale possiamo così, per aumentando il numero di prisma arriviamo a 1 chilometro, 2 chilometri, eccetera eccetera, con queste non abbiamo limite di distanza. E naturalmente quello che non incide nemmeno sono le condizioni atmosferiche. Se piove, noi con la stazione totale il rilievo non lo facciamo, con questi strumenti se vogliamo lo possiamo fare e possiamo lavorare anche di notte. Quindi se qualcuno si vuole fare la scappatella e gli dice alla moglie che deve andare a fare il rilievo anche di notte, ha un motivo per giustificare le cose. Che cosa succede? Che naturalmente se gli americani si sono attrezzati, i russi anche loro hanno cercato il loro sistema, che è il sistema GLONASS. Sino a prima della caduta del muro il sistema GLONASS era quello dei satelliti che funzionava in un certo modo, non interagiva con gli altri, però voi sapete che l'Unione Sovietica si è sciolta in tante repubbliche, il sistema, poiché avevano bisogno di soldini, non ne avevano, l'avevano bloccato. Adesso lo hanno ripreso e insieme con il sistema GPS americano incominciano a dialogare. Adesso si parlano, insomma, le solite cose. Intanto sono intervenuti gli europei. E perché dice, ma un sistema ce lo dobbiamo fare pure noi, no? Perfetto. E quindi sistema Galileo. Attualmente dovevano essere 30 satelliti, sono in orbita 3 satelliti, ma all'inizio eravamo insieme con la Cina. La Cina aveva capito che doveva fare un sistema e si era collegato con gli europei. E la Cina metteva i soldini. Poi dopo un po' di tempo metteva i soldini, ma i satelliti erano sempre 3. Si è seccata e ha detto vabbè, allora finiamola e in poco tempo me ne faccio un sistema pure io. E quindi la Cina c'ha un sistema già fatto e noi stiamo studiando con Galileo. Quello che succede è che i sistemi incominciano a interagire tra di loro, per cui non si parla più, si parla sempre di GPS, ma è una forma diciamo riduttiva, perché i GPS che voi vedete in giro ormai ricevono sia GPS americani che GLONASS e sono predisposti anche al sistema europeo, al sistema di Galileo. Quindi si parla di più di GNSS. Si parla sempre, diciamo sempre GPS perché ormai è una moda corrente, un po' come dire che io uso il disto per misurare. E Disto era il nome della prima fabbrica che l'ha fatto, ormai tutte le fabbriche che fanno il disto, che si chiama in un altro modo, lo chiamano pure disto. Quindi è la stessa cosa. E quindi in tutto questo sistema praticamente ci dà la possibilità di avere un sistema di riferimento assoluto. Cambia qualche cosa però. Cambia perché noi siamo abituati, per esempio, per fare un esempio banale, di parlare di cartografia catastale e sappiamo che le coordinate che voi trovate, quell'X e Y, è nel sistema Cassini. Ne avete sentito parlare? Il sistema Cassini è un sistema che praticamente teneva conto un po' di alcune indicazioni che erano quelle catastali. Il catasto voleva sapere soltanto, perché lo scopo all'inizio del catasto era di natura fiscale, quant'è la superficie di un terreno, gli serviva a sapere quant'era la superficie e la qualità. Sapendo la superficie e la qualità, si metteva la cassa e si pagava su quello, un po' come sui fabbricati. Quanti vani è di quanti vani è composto
un appartamento, quant'è la superficie, tanto per tanto mi devi pagare tanto di tasse. Quindi il sistema catastale Cassini dava la possibilità di evitare di fare un unico sistema che tenesse conto della curvatura terrestre, perché il problema è di rappresentare una cosa che è rotonda più o meno, è una grande patata la Terra, e parla è rappresentata su un piano. Immaginate un'arancia, fate finta che è la Terra, se poi l'aprite e la dovete rappresentare, la dovete mettere su un piano, è difficile, quindi la dovete tagliare in tanti spicchi. Quando lo posizionate vedete che un punto è distante dall'altro. Per fare in modo che tutti quanti si toccassero, nel corso degli anni hanno studiato una serie di sistemi, quelli che si chiamano sistemi di riferimento. In Italia abbiamo Gauss-Poiret, puntualitario, che è stato il sistema fatto dall'Istituto Geografico Militare, che aveva scopi militari, quindi voleva sapere quant'è la distanza effettiva, la posizione, eccetera. E quindi con un riferimento attaccato a quello che è il geoide, quindi le misure prese sul terreno. Col sistema americano, invece, le cose cambiano, perché le misure li prendono dall'alto. E quindi qual è il sistema e l'origine del sistema? Noi diciamo Roma, Monte Marmo. Oppure, per esempio, il sistema Cassini poi diventa locale, per provincia, per regione, eccetera. Pensate alla Puglia che ha oltre 27 origini di sistemi. C'è il comune di Troia, per esempio, che ha un sistema, tutto il resto sono altri sistemi di riferimento. Il sistema QGS84 invece è mondiale, quindi per tutti ha lo stesso riferimento. E il sistema praticamente è questo. Cioè, per calcolare il dislivello, che è quello che utilizziamo con le coordinate col sistema GM, quindi abbiamo delle quote geoidiche, invece per il sistema GPS abbiamo l'origine al centro della Terra, al centro di massa della Terra, e le coordinate X e Y sono riferite al piano equatoriale, quindi cambia tutto, però sono riferite per tutto il mondo e per tutti. Il problema è di inserire le misure derivate da un sistema GPS, quindi il sistema QGS84, 84 perché è stata la prima volta che poi è stato pubblicato il sistema nel 1984, come fare in modo che queste misure che noi assumiamo con GPS nel sistema QGS84, come portarle nel sistema catastale. Ma tutto questo che viene attraverso una serie di parametri abbastanza complessi, viene fatto per fortuna direttamente da queste macchinette. Sono programmate e quindi diciamo ci togliamo d'impiccio da un problema abbastanza complesso. Quello che invece è interessante tener conto, perché è successo tanti anni fa a Catanzaro, un giovane geometra si era comprato il GPS e aveva avuto l'incarico, non perché era giovane, non perché aveva il GPS, ma perché il fratello era consigliere provinciale ed era assessore ai lavori pubblici, gli aveva dato l'incarico di fare un rilievo perché dovevano fare un ponte abbastanza complesso, e alla fine non si sono trovate le misure perché lui ragionava con le altezze e i dislivelli derivati dal sistema GPS e quindi dal centro della Terra, e invece la cartografia che dovevo utilizzare, che era quella dell'Istituto Geografico Militare, teneva conto di quella che era la misura del geoide e quindi della superficie fisica della Terra, e quindi insomma la galleria è qua e il ponte più sotto. Oggi la sofisticazione dei programmi mi dà la possibilità di inserire direttamente la quota, intanto anche in Italia sono stati fatti degli studi su quello che si chiama Italgeo, ha fatto il sistema geoidico italiano, quindi vi dice dove sono i dislivelli, dove sono le differenze tra geoide ed ellissoide, perché il geoide è la superficie fisica, diciamo,
della Terra determinata con quella che è l'attrazione terrestre, quindi la forza di gravità. L'ellissoide invece è qualcosa che l'abbiamo determinato dal punto di vista matematico per fare i calcoli, e quindi ci potrebbe essere questa differenza, vedete, tra l'altezza che c'è tra la superficie fisica della Terra e l'ellissoide, e quello che invece è la differenza tra superficie fisica e geoide, che troviamo, che sono quelle che noi troviamo sulla cartografia. Ma come avviene il segnale e come misuriamo con GPS? Intanto c'è il segnale, il satellite che manda questo segnale radio al nostro ricevitore che è sulla Terra. Poi la che cosa succede? Noi abbiamo però dal centro della Terra alla nostra posizione, ci dà la possibilità del calcolo della distanza, e si forma questo triangolo, vedete, tra centro della Terra e satellite, e tra satellite e il nostro ricevitore sulla Terra. Questo triangolo enorme viene calcolato in automatico direttamente dai nostri programmi che utilizziamo per determinare le coordinate del nostro punto, e funziona in questo modo. Noi i satelliti che girano intorno alla orbita li possiamo definire come se fossero dei trigonometrici, perché hanno delle coordinate, che però facendo un paragone con un campanile di cui voi avete le coordinate e lo utilizzate come orientamento, ha delle coordinate. Che so, se voi fate il calcolo di un fuoricentro, di un'apertura a terra, l'avete mai fatta? No? Utilizzate tutto il geo? Vabbè, ma se io voglio calcolare le coordinate, vi faccio l'esempio: se io sono in questo punto che non conosco le coordinate e voglio saperle, mi metto su quest'altro e lo utilizzo per determinare la posizione, perché di questo io so le coordinate, di un punto distante conosco le coordinate, tra due punti che conosco le coordinate posso determinare la distanza, e se conosco la distanza e le coordinate posso determinarmi l'azimo, e poi risolvendo topograficamente posso arrivare alla posizione, alle coordinate di questo punto. Questo punto lo conosco perché è il trigonometrico, un campanile che ha le coordinate note, ma è fisso il campanile, le coordinate sono sempre quelle. I nostri satelliti sono trigonometrici che cambiano istante per istante le coordinate, però li conosciamo perché li determina sempre il sistema che ci trasmette il messaggio radio. Poi le distanze sono misurate in relazione a quello che è il tempo che impiega il segnale che viene emesso dal satellite sino a quando noi lo riceviamo. Alla fine ecco perché ci sono gli orologi. C'è un orologio che misura il tempo che intercorre tra il momento di emissione del segnale radio e sino a quanto e quanto impiega per arrivare sul nostro ricevitore. E poiché viene trasmessa la velocità della luce, poi alla fine è semplice, perché basta, per arrivare alla distanza bisogna moltiplicare la differenza di tempo, quanto tempo impiega per la distanza della luce, abbiamo la distanza. Semplice, no? Questa è il calcolo della distanza tra il satellite e il nostro punto sulla Terra. Solo che noi possiamo conoscere le coordinate di X e Y e Z del ricevitore, ma quando questo segnale radio arriva da 20.200 km per strada, qualche problema lo può incontrare, e poi vedremo quali sono i problemi. Ma diciamo che il metodo di posizionamento è questo: sono quattro satelliti minimo che devono mandare questo segnale sul nostro ricevitore, e di questi satelliti conosciamo le coordinate in ogni attimo che loro si spostano, mandano questo segnale radio che arriva lì e viene decodificato. Questo è il tempo che intercorre tra il segnale
sul satellite e quello che viene ricevuto a terra. Si calcola la fase e moltiplicando questa differenza di tempo per 300.000 chilometri all'ora otteniamo direttamente quella che è la distanza. Solo che se i due orologi non sono sincronizzati per bene possiamo avere errori terribili, perché vedete che se c'è un decimo di secondo di errore possiamo avere 30.000 chilometri di errore sulla Terra. Quindi se noi andiamo a prendere delle misure di natura topografica che sono 2 centimetri, 5 centimetri, che ne facciamo di questa distanza? Può servire solo per i militari, per sapere dove si trovano. E quindi se noi conosciamo la posizione di un punto sulla Terra, vi faccio l'esempio, se noi abbiamo una nave nell'oceano, se è spostata 120 metri più avanti o un chilometro più avanti nell'oceano, la posizione di quella nave la conosciamo, però sappiamo che è lì, ma non sappiamo di quanto è precisa quella distanza. Allora che cosa bisogna fare? Per evitare che un singolo ricevitore ci dà questa accuratezza da 10 a 20 metri di distanza, teniamo conto di quelli che sono gli errori del sistema per arrivare a un metodo di natura topografica. E per arrivarci dobbiamo tener conto di questi che sono gli errori. Uno, gli errori che si possono commettere a bordo del satellite, perché l'orologio non è in fase per bene. Poi attraversa ionosfera e troposfera. E quindi quando questo segnale attraversa ionosfera e troposfera, incomincia a modificarsi l'andamento. E se fa un percorso di questo genere, poiché noi abbiamo detto che vogliamo misurare il tempo si allunga o si accorcia. E quindi dobbiamo stare attenti a questo. E vedete che questi errori di ionosfera, che è la riflessione del nostro segnale, e di troposfera invece che di rifrazione, ci porta a errori che vanno da 2 a 10 metri nella troposfera e da 20 a 50 metri nella ionosfera. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché ci sono due considerazioni. Se il satellite è messo in una posizione verticale, vedete che D1 è più piccola di D2, quindi vuol dire che quando i satelliti sono sulla nostra testa l'errore è inferiore. Se invece sono messi in quella posizione, cioè sull'orizzonte, l'errore è maggiore, perché la ionosfera per essere attraversata è più lungo quel percorso. E allora vedete che ci sono delle indicazioni. Sono delle indicazioni che sono nella normativa catastale e anche di buona applicazione del GPS. Perché vi faccio vedere questa misura? Perché quando voi andate ad acquistare dal nostro amico Gianni o da qualche altro un GPS, che cosa vi dicono? Il nostro ricevitore, come lo accendo, poiché è una delle condizioni di avere almeno 4 satelliti sulla nostra testa, vi dicono il mio strumento, come lo accendo, c'ha 20 satelliti e quindi tu puoi stare tranquillo che le misurazioni che fai sono eccezionali. Il problema qual è? Che il piano sul quale voi potete selezionare i satelliti è selezionabile da questi strumenti, cioè voi ve lo potete programmare su che piano orizzontale io voglio ricevere i satelliti, superiore per esempio a quella che è la normativa a 15 gradi, tutto quello che c'è inferiore non lo voglio, proprio perché voglio evitare quel problema. Invece loro che fanno? Lo azzerano tutti i satelliti che ci sono qua sotto, ve li pigliano tutti, quindi avete 30 satelliti all'improvviso. Qual è il problema? Che è solo una questione per farvi imbrogliare, perché poi il programma, quando fa i calcoli per dirvi dove siete, tutto quello che è fuori e avrà degli errori li caccia in automatico.
qualcuno che, che utilizza il GPS l'ha mai verificata questa condizione. Quindi è più dando un consiglio per gli acquisti, e poi perché la normativa prevede che i satelliti che devono essere presi per essere considerati ai fini topografici devono essere a un angolo di elevazione superiore a 15 gradi. Naturalmente poi ci sono le coordinate che cambiano in relazione a quelle che possono essere l'instabilità dell'orologio, eccetera, ma quello che voglio farvi vedere io è questo adesso. Quante immagini sono queste? 6. Allora, visto che non avete saputo quanti sono, io vi dico di fare 5 minuti di break.